Bene, ritrovati gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale del Veneto Orientale. In apertura subito parliamo di cronaca proprio con il primo servizio. I cittadini in isolamento in questo momento in Veneto sono 17.159. Di questi 17.159 cittadini che sono in isolamento, 6.442 sono positivi. Abbiamo in questo momento ricoverati nella struttura del Veneto, bollettini di questa mattina, 1.723 cittadini. Vuol dire che abbiamo sempre più due grandi ospedali provinciali dedicati a questi pazienti. Sono 1.723 letti dedicati a questi pazienti che sono presenti nelle terapie intensive, nelle terapie subintensive, semi-intensive e in tutte le malattie infettive, fondamentalmente poi nelle degenze finali. Di questi 1.723 pazienti, 316 sono i pazienti presenti nelle terapie intensive. Qui siamo proprio a livelli massimi, estremi, di intensità di cura, e quindi stiamo parlando di pazienti problematici. E abbiamo ovviamente 316 pazienti che si trovano ovviamente ad essere intubati e per i quali ovviamente i nostri sanitari stanno lavorando giorno e notte per fare in modo di portarli a una vita normale. I dimessi sono 439, quindi vedete che inizia a salire il numero di persone che escono e sono dimesse. Purtroppo il bollettino di guerra si chiude male con 258 persone, quindi 258 cittadini che hanno perso la vita. E questa è la parte più tragica di questa vicenda. Considerazioni. Le considerazioni che faccio sono presto dette. Abbiamo la necessità di continuare a non abbassare la guardia. Io non credo alle letture dire mai ci sono 10 in meno in terapia intensiva oggi, cioè ci sono 4 ricoveri in meno, un morto in meno. Guardate, cioè il trend, quando è trend, lo si vede giorno dopo giorno in maniera sempre più importante e vedrete che arriveremo un giorno nel quale i ricoverati saranno inferiori ai dimessi giornalmente. Quello è il punto dal quale non si torna più indietro. Noi siamo qui a lavorare in totale piena emergenza. I veneti che ci ascoltano dicono: ma sentiamo Zaia cosa da dirci oggi. Vi dico che siamo sul pezzo, vi dico che di non abbassare la guardia, di avere fiducia. La sanità del Veneto funziona, è una sanità tutta pubblica con un aiuto da parte dei privati, ma la gestione, vi ricordo che al 95% delle terapie intensive è tutta del pubblico, e abbiamo messo in piedi una macchina da guerra favolosa e io spero che questa macchina da guerra dimostri fino in fondo ai veneti quello che io vi ho sempre detto, cioè vedrete che quando ci sarà bisogno e gioco si farà duro, ci renderemo conto di che sanità abbiamo. Con il persistere dell'emergenza sanitaria anche nel territorio del Veneto orientale, la Casa di Cura Rizzola di San Donà di Piave si è messa a disposizione dell'ULS 4 fornendo non solo materiali sanitari come respiratori e letti da terapia intensiva, ma istituendo anche un vero e proprio reparto da dedicare all'emergenza. La ULS ha chiesto dei posti letto per i pazienti che sono in fase di dimissione, diciamo, ma non sono ancora negativizzati per quanto riguarda il coronavirus e quindi ci mandano questo tipo di pazienti. Poi ci mandano anche dal pronto soccorso altri pazienti che potrebbero anche essere positivi al coronavirus, però sembrerebbe dal punto di vista clinico non ci sarebbero tante possibilità di positività, per cui intanto ci mandano questi pazienti per alleggerire il carico di Jesolo. I posti a disposizione sono una cinquantina e quindi diciamo che credo che sia giusto e doveroso che il privato collabori in una situazione di grossa difficoltà per il pubblico, prendendo dei pazienti che sicuramente non hanno bisogno di una terapia intensiva che l'ospedale è in grado di fare in maniera egregia,
e per noi la cosa diventa più problematica, insomma, nel privato. In queste prime 48 ore dall'apertura del reparto sono già 9 i pazienti ricoverati, dei quali 2 positivi al Covid-19. Reparto comunque totalmente isolato dal percorso per i pazienti ordinari. Noi abbiamo voluto creare un percorso proprio per evitare pericoli di contagio, un percorso riservato ai pazienti che sono potenzialmente infetti da coronavirus, separato dal percorso dei pazienti normali, per cui può vedere anche all'ingresso, ci sono 2 cartelloni che indicano l'ingresso per i pazienti che potrebbero essere infetti e hanno un percorso che arriva fino in reparto tutto isolato per loro. Lo abbiamo fatto provvisoriamente in cartongesso, perché è chiaro che questo è un fatto destinato ad esaurirsi in pratica, no? I pazienti invece, diciamo, che non hanno problemi di questo genere, hanno un altro ingresso che e i 2 ingressi non si incrociano mai. Il personale che si occupa del reparto con questi posti a disposizione dell'ULS è un personale dedicato solo a quel reparto, giusto dottore? Esatto, sì, è proprio un reparto dedicato con personale dedicato. E oltre ai posti letto e alla struttura che avete messo a disposizione, avete prestato all'ULS 4 per il Covid Hospital di Jesolo anche delle attrezzature? Sì, siccome noi in questo periodo non facciamo, come è stato prescritto, insomma, non facciamo attività chirurgica di elezione, abbiamo prestato 2 respiratori alla USL, abbiamo prestato poi 4 posti letto da terapia intensiva e delle altre piccole attrezzature, insomma, in uno spirito di collaborazione, perché dobbiamo dare un servizio ai pazienti prima di tutto. Avvocato Roberto Anesto, il comune di Cavallino Tre Porti sta adottando delle misure straordinarie per affrontare l'emergenza sanitaria a favore dei suoi cittadini. Quali sono queste misure? Allora, il periodo di estrema necessità, di estrema emergenza ci impone di essere veramente tempestivi nella soluzione dei problemi quotidiani. Quindi dopo aver affrontato l'emergenza sanitaria, dopo aver coordinato le forze che ci sono in campo, cioè la polizia locale, la protezione civile, i civici pompieri volontari, aver presidiato, abbiamo rinviato gli atti amministrativi che erano in scadenza, quindi i piani urbanistici, che ne avevamo 3 che stavamo per concludere, abbiamo rinviato le scadenze della TARI, della CIMP e della COSAP, cioè tutte le tasse comunali, quindi ci stiamo affrontando i vari temi mano a mano, ma 3 sono le cose che abbiamo affrontato subito perché erano veramente di carattere d'urgenza assoluta. Primo aspetto, un piccolo presidio per tutte le famiglie, la mascherina consegnata a tutti i nuclei familiari. In questi giorni saremo infatti nelle case con dei volontari che consegneranno anche una dichiarazione e attesteranno quindi la provenienza da parte del comune. Secondo aspetto, costituiremo un tavolo, un'unità di crisi insieme con degli esperti per affrontare i vari temi relativi a questa emergenza del mondo del lavoro e del turismo. Mi sono confrontata con i miei colleghi di Città Metropolitana, sindaci della costa, sindaci del G20S in questi giorni e abbiamo un panorama veramente importante da affrontare, difficile, e quindi faremo proprio come destinazione, come località Cavallino Tre Porti, leader dell'Open Air, un tavolo, unità di crisi, proprio per affrontare compiutamente, insieme con gli imprenditori, insieme con le aziende, insieme con i lavoratori, questo tema. Ed infine, la preoccupazione immediata, urgente, di tante famiglie che oggi fanno fatica a pagare le bollette, a fare la spesa, che hanno delle difficoltà contingenti perché hanno perso il lavoro, oppure non ricevono lo stipendio, o hanno l'attività chiusa, le piccole e micro aziende stanno facendo fatica, o piuttosto i lavoratori stagionali che hanno esaurito la NASPI e oggi non hanno degli strumenti. Abbiamo costituito un fondo famiglia Covid-19 per dare proprio sostentamento in questo momento emergenziale a queste persone. Quindi chiamate il COC 041 2909 752
e troverete le modalità pratiche per attingere. Ovviamente si tratta di situazioni, di persone, di famiglie che sono nella necessità di avere questo sostentamento. Abbiamo messo 50.000 euro in un fondo per questa esigenza e ovviamente se non basteranno verranno implementati queste risorse. Abbiamo messo 7.000 euro per i buoni spesa, già messi, queste e già usufruibili. Abbiamo messo un fondo di 25.000 euro per i dispositivi. Queste sono le prime misure e ovviamente mano a mano che la situazione si evolve, noi saremo adeguati a quelle che sono le necessità del nostro territorio. L'esigenza sanitaria spero che stia evolvendo per il bene, però a tutti, io invito proprio tutti, rimaniamo a casa, aiutiamo chi ci sta aiutando ad aiutarci. Insomma, ci sono 9 casi in questo momento affetti da Covid-19 e di questi 9 casi 5 sono ricoverati presso la struttura ospedaliera di Jesolo. 4 sono casi positivi e sono già in quarantena presso il proprio domicilio e 2 purtroppo sono i nostri 2 concittadini anziani che sono mancati e proprio approfitto di questo momento per esprimere una vicinanza alle loro famiglie. L'ho già fatto ovviamente personalmente. Vi do alcune informazioni che penso siano utili. Intanto domenica 22 marzo è iniziata la distribuzione delle mascherine fornite dalla Regione Veneto, avendo come priorità i nuclei familiari con la presenza di persone anziane. Attualmente abbiamo una fornitura di circa 850 mascherine che la Protezione Civile tramite un servizio di porta a porta consegnerà ad ogni famiglia. Contiamo insomma che nel giro di pochi giorni, in base al materiale che la Regione ci invierà, di distribuirlo a tutti i nuclei familiari. Oltre a questo, questa mattina abbiamo distribuito altre mascherine, queste sono mascherine fornite dalla Protezione Civile Nazionale, sempre grazie ai nostri volontari, e le abbiamo distribuite a tutti i nostri esercizi pubblici che sono aperti, panifici, alimentari, frutta e così via, insomma, ho compreso anche la casa di riposo e il nostro CERD, tutto secondo disposizione del decreto ministeriale, fatto dal governo. Invito poi tutti, ecco, un appello che faccio a tutti, insomma, è un invito a utilizzare i canali social avendo cura di riportare notizie fondate. Perché dico questo? Pochi giorni fa siamo stati costretti a denunciare alle autorità competenti un caso di procurato allarme via social proprio perché ho procurato un messaggio privo di fondamento e questo, sapete, in un momento di difficoltà e di paura nei confronti che ha la nostra popolazione è sicuramente una cosa molto molto grave. Cosa stiamo facendo in questo momento? Stiamo lavorando molto con gli uffici, in cui colgo l'occasione anche di ringraziare tutti perché ho del personale veramente con responsabilità, perché siamo qua sabato e domenica, tutti i giorni della settimana, siamo impegnati nel coordinare gli interventi di protezione civile, con ovviamente in accordo con l'ASL, la nostra ASL, con la Regione Veneto, con la conferenza di sindaci, con la città metropolitana di Venezia, con i medici di base, per rispondere alle esigenze necessarie allo stato di emergenza che poi tutti conoscete. Inoltre, personalmente sono impegnato quotidianamente a supportare le famiglie colpite dalla situazione di difficoltà. Sapete che oltre ai casi citati, che sono 9, dei positivi, ci sono anche tutta una serie di persone, di nuclei familiari, ovviamente in quarantena, perché sono venuti a contatto con queste persone. Quindi c'è una mole di persone che in questo momento stanno gestendo una situazione di difficoltà, a cui noi ovviamente siamo in collegamento diretto.
Ricordo ancora per tutti, insomma, nel sito istituzionale del Comune troverete tutti gli avvisi e comunicazioni aggiornati e utili ai cittadini. Se avete bisogno di sapere, di conoscere qualcosa, per cortesia guardate il sito istituzionale e avrete tutti gli avvisi e tutte le informazioni, quelle ufficiali e utili, che vi possono servire. Alberto Maschio, presidente dell'Associazione Isolana Albergatori, giovedì terrete una videoconferenza con tutti gli associati della categoria per aggiornarli sulla situazione. Cosa direte loro? Beh, intanto li abbracceremo virtualmente, questo senza dubbio, in un momento così difficile, quindi essergli vicino è quanto di più doveroso da parte nostra. Continuiamo ad esserlo, gli uffici continuano a operare anche se in servizio ridotto, quindi continuiamo a essere presenti per tutti loro in questo momento in cui hanno bisogno di risposte. Cosa gli diremo? Niente, gli daremo degli aggiornamenti in merito a quelli che sono stati un po' i nostri cavalli di battaglia in questa difficile situazione, che era uno in particolare un supporto per le locazioni immobiliari, per gli affitti d'azienda dei nostri soci, supporto che verrà dato anche in ambito locale direttamente dall'associazione con il singolo socio, questo poi lo accenneremo meglio nella videoconferenza. Molti di questi aggiornamenti in realtà li stiamo continuando a dare con la nostra newsletter, che ormai più che una newsletter è diventata una daily news, perché ormai è diventata quotidiana visto gli innumerevoli aggiornamenti. L'altro aggiornamento che daremo daremo qualche risposta in materia di moratorie e sospensioni dei mutui e dei finanziamenti, che hanno bisogno anche qua di avere un po' di certezze, perché molti istituti bancari navigano un po' a vista e ognuno un po' per conto proprio, quindi abbiamo bisogno di dare delle risposte chiare con le quali i soci possono farsi valere nei confronti dei propri istituti. L'altra parte fondamentale per noi era la decontribuzione per i rapporti di lavoro stagionali con i nostri collaboratori. Tutti questi punti che abbiamo elencato sono stati presentati con degli emendamenti non più tardi di questa mattina da parte del Sistema Nazionale di Federalberghi, buona parte di questi anche su spunta nostra, quindi cogliamo positivamente quanto stanno facendo in ambito nazionale. Oltre che per gli associati, tra i punti toccati dovrebbe esserci anche un sostegno per chi deciderà di fare vacanze in Italia. Sì, allora gli emendamenti presentati sono innumerevoli, devo dire, e tutti vanno in una direzione direi assolutamente condivisibile. Fra tutti questi c'è anche quello della detrazione per servizi ricettivi, il cosiddetto bonus vacanze per gli italiani che decidessero di godere di una vacanza per la stagione 2020, qualora sia possibile anche per loro farla. Buongiorno a tutti i telespettatori, vi faccio questo breve video per darvi un pochettino la situazione di quello che è Meduna di Vivenza. Io vi parlo dal giardino di casa mia, questo è il percorso che faccio dal municipio, da casa e quando serve al lavoro. Ecco, diciamo che un po' il trend sta leggermente migliorando. Questo non deve persuadere e pensare che la cosa sia passata. Invito ancora i miei cittadini, che do anche dico un ringraziamento perché si stanno comportando veramente da bravi cittadini, con grande senso civico e hanno capito realmente il problema, che non è da sottovalutare. Invito quindi ancora di rispettare la regola principale, che è quella di stare a casa, muoversi prettamente per motivi di necessità, per motivi di salute e per lavoro. Questo è importantissimo per cercare di accorciare i tempi di questa agonia, io dico agonia, che stiamo vivendo un po' tutti, compreso il sottoscritto. Ecco, colgo anche l'occasione di questo breve video, visto che proprio ieri insieme al mio vigile abbiamo trovato una discarica abusiva, che nonostante sia un periodo di emergenza teniamo sempre monitorato e controllato il nostro territorio dai ecovandali ignoranti, che purtroppo ce ne sono ancora. Ecco, invito a prestare attenzione e invito anche di voler bene al proprio territorio, al proprio ambiente e in conseguenza alla propria comunità e alla propria famiglia e ai propri figli, perché avere rispetto dell'ambiente che ci circonda, del territorio, e vuol dire voler bene alla propria comunità e anche ai propri figli. Mi raccomando, continuiamo, teniamo duro, che ce la faremo tutti insieme.
Si è spento a 82 anni Benito Anzolin, lo storico costruttore della discoteca TNT di Lugugnana di Porto Gruaro. Con lui se ne va un pezzo di storia della movida del Nord-Est. Già, perché Anzolin è stato il vero ideatore della discoteca quando i locali erano ancora delle balere. Eppure nel 1972 Benito fu lungimirante e in quello che era un appezzamento di terreno tra le campagne di Lugugnana aveva costruito il Luna 72. Un locale fatto letteralmente con le sue mani. Con l'impresa edile di famiglia, infatti, si è rimboccato le maniche, come del resto ha sempre fatto. Un impresario ruvido nel lavoro, ma che mostrava il suo vero animo gentile con i clienti quando gestiva il locale da ballo. Ospitale, così è sempre stato Benito Anzolin. Lui che ha saputo creare un locale di intrattenimento con la musica liscio e che verso la fine degli anni Ottanta ha continuato a reinventarsi, puntando anche ai giovani. I figli hanno spesso ricordato come sia stato papà a saper conquistare Marzio Denks, il DJ che ha sposato la famiglia, dando vita ad un successo senza precedenti. Con il locale che era diventato punto di ritrovo di giovani che arrivavano ogni weekend da tutto il nord Italia, Benito ha aperto ai figli Fausto, Dario, Claudio e Silvio, che con la moglie Maria e le nuore hanno sempre lavorato per portare avanti l'attività. Lunedì sera Benito Anzolin è rimasto colpito dall'infarto mentre era a casa con la moglie e il figlio a Lugugnana. Per lui non c'è stato purtroppo niente da fare, si è spento tra gli affetti più cari nel giorno in cui sarebbe festeggiato il compleanno dell'amico Marzio Denks, deceduto per una malattia nel 2013. Gli scatti dal territorio arrivano con Vinicio Scortegagna, c'è Fotoreporter. Grazie a Vinicio Scortegagna e a voi tutti per aver scelto il telegiornale del Veneto Orientale. Ci fermiamo qui con questa edizione. Vi ricordo che potete seguirci anche sulla pagina Facebook di Media 24 con i nostri live e i nostri servizi. Vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi e a risentirci alla prossima.